Qualche settimana fa stavo scrollando le notizie sul cellulare e ho letto questa notizia, mi ha molto colpito. Diceva: Lorenzo, genio della matematica, a 14 anni si iscrive all'università, ha scoperto il fascino della matematica a 8 anni attraverso le equazioni. Io a 8 anni scoprivo il registratore di cassa di Barbie. Era un affare tipo grosso così, rosa. Aveva un tasto che se tu lo giravi a destra diceva: benvenuta, ecco, il registratore di cassa di Barbie. Ora premi un tasto, divertiamoci a fare shopping con Barbie. E se lo giravi a sinistra diceva: ciao. Quindi io a 8 anni dico, ero lì che: benvenuta, ecco, il registratore di cassa, ciao, benvenuta, ecco, il ciao, la caricatura de Barbie, ora pressione una tecla, vamos de compra, willkommen, das ist Barbie, auf Wiedersehen, auf, ciao, benvenuta. A un certo punto ha smesso di funzionare, cioè non è che non funzionasse più, parlava solo russo, il che era strano perché la bandierina russa non era presente nel display, di certo si erano tipo fusi circuiti, perché diceva qualcosa tipo: da proprio e tocca suvi apparat Barbie. Mio padre incazzato mi diceva: Yoko-chan, basta, metti via, non giocare più con quello, quello non più registratore di cassa di Barbie, quello ormai registratore di cassa di Satana, basta, metti via, nascondi sotto letto. Ma nascondere il registratore di cassa di Satana sotto il letto non era stato un buon consiglio. A volte mi svegliavo la notte sentendo Barbie. Tra l'altro, mi ricordo di avergli chiesto: ma chi è Satana? E Satana-san è nemico di Jesus. Metti via. Comunque, prima che Satana-san si impossessasse del mio registratore, funzionava da Dio, c'erano queste carte elettroniche che tu passavi e diceva: alimentari, 6 euro e 99 centesimi. Abbigliamento, 12 euro e 99 centesimi. A volte andavo in apnea, non so perché. Contanti o a debito? E poi ho fatto per 6 anni la commessa. Coincidenze? Io non credo. Me l'aveva, grazie, un applauso al capitalismo. Me l'aveva regalato mia madre, un chiaro tentativo di insegnarmi il capitalismo fin da piccola. 6 anni ho fatto lo Shanghai, devo dire che è stato un buon giocattolo. Comunque, la vera domanda che mi faccio, che vi faccio qui è: ma chi cazzo gliel'ha insegnate le equazioni a Lorenzo quando aveva 8 anni? Cioè io mi immagino tipo suo padre che: Lori, ciao, ascolta, x meno 2 più x alla seconda uguale 3. Papà, sto facendo la cacca. No, ascolta, ho comprato un libro di algebra delle superiori, ti aspetto in cucina. No, allora, non fraintendetemi, io comunque a Lorenzo auguro il meglio, cioè non pensate che sia gelosa, io, anche perché io comunque sono sempre andata bene in matematica, sono sempre andata bene coi numeri, anche perché voglio dire... Per cui non. Comunque, diciamo che per me i problemi erano semplici quando erano veramente semplici, tipo Stefano ha 10 kiwi, ne mangia 9, cosa gli rimane? Facile, un kiwi e un cagotto fulminante. Paolo ha 29 anni e possiede 29.000 carte dei Pokémon. Considerando che soltanto all'ultimo Lucca Comics ne ha comprate altre 1.000 e ha intenzione di comprarne 1.000 ogni anno, quando Paolo avrà compiuto 30 anni, quante volte avrà scopato? 0. Erano problemi semplici? Erano problemi molto semplici. Per me il problema è stato quando le lettere si sono insinuate nei numeri, lì non ci ho più capito nulla. Ma quello che mi domando davvero è: quanto poco mi ha insegnato la scuola a vivere la vita vera? Cioè io fino a qualche mese fa non ho mai saputo leggere la mia busta paga, ma so perfettamente che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Cosa stracazzo vuol dire? Ma per fortuna ad aiutarmi con i compiti a casa c'era sempre mio padre.
Fluido. Cosa è fluido? Acqua. Perché non ha scritto acqua? Allora, fammi leggere bene. Leggiamo insieme. Allora, un corpo. Quale corpo? Tuo corpo. Mio corpo. È il corpo di Cristo, papà. No, è un oggetto. Perché non ha scritto oggetto? Ma chi ha scritto questo? Fammi vedere. Archimede-san. Sbagliato.